E concludiamo la nostra trasmissione, ecco, abbiamo la conclusione con... Ma prima di darvi alcune notizie io voglio parlarvi ancora una volta di questo movimento che sta nascendo, che si è dato di recente un, un nome, un nome diciamo, non sfruttato da altri. Parlando del movimento Alatri in Comune, voglio leggervi, un, ecco, praticamente questo movimento mh, ha istituito un blog, il blog si chiama Discorso in Comune, e su questo blog varie persone, vari nostri concittadini chiaramente pubblicano quelle che sono le loro considerazioni oppure la, diciamo, ehm, aprono del, dei dibattiti su. Gli argomenti che stanno loro a cuore. Ebbene, ecco, voglio leggere questo intervento di Tarcisio Tarquini dal titolo Alcune domande semplici. Non è facile scrivere di questioni tutto sommato minori in questi giorni di ansia e di angoscia, scrive Tarcisio Tarquini. Ma se è vero che l'unica risposta destinata ad essere risolutiva a chi vuole terrorizzarci è quella di tornare in fretta alla propria normalità nella quale risiede la sostanza della democrazia, anche questo post ha un suo senso, così come ne ha il tornare a focalizzare la nostra attenzione su quello che c'è più vicino e rappresenta quella porzione di mondo che spetta a noi, a noi soli, di migliorare. Ebbene, quando entriamo nel vivo, La nostra iniziativa politica e amministrativa, la costituzione del nostro movimento all'arte in comune ha suscitato curiosità e interesse, scrive Tarcisio Tarquini. Lo riscontriamo parlando con le persone che ci avvicinano ed esprimono il loro consenso o che magari avanzano solo richieste di informazioni maggiori, ma lo constatiamo anche dal successo che sta riscuotendo proprio questo blog, Discorso in Comune, sempre più visto, citato e rilanciato. Insomma, la nostra iniziativa non passa inosservata, c'è però un evidente tentativo, in parte spontaneo, in parte guidato da una precisa, seppure quasi infantile, strategia della sottovalutazione di catalogare le proposte il programma che stiamo completando con una approfondita discussione che coinvolge molti amici e amiche, ma di cui abbiamo già dato anticipazione in alcuni interventi pubblici come Velleitario o troppo alto per la nostra città, come a dire per i nostri concittadini. I giornalisti naturalmente raccolgono questi umori e ammiccando una rassegnazione che ritengono sia l'atteggiamento prevalente in larga parte della popolazione, scrivono, lasciano intendere che noi di Alato in Comune non sfonderemo perché qui da noi non valgono i grandi progetti, ma conta solo la ripartizione dei lampioni nelle varie contrade e la sistemazione del pezzo di strada sotto casa. Operazioni sulle quali, scrive ancora Tarcisio Tarquini, la maggioranza che ci amministra, ma ci sarebbe da aggiungere che quella che l'ha preceduta non è stata diversa, compreso il mutuo assunto in articolo mortis, pressoché per gli stessi lavori di quelli criticati ai colpi di manifesti oggi, è maestra e perciò imbattibile. Noi pensiamo il contrario. Pensiamo cioè che oggi si debba puntare sui grandi progetti, non necessariamente costosi, a volte si tratta solo di idee, se vogliamo strappare la nostra città al declino sul quale si è avviata da tempo e offrire a chi la abita una prospettiva nuova. L'installazione di lampioni e l'asfaltatura delle strade non sono né possono essere la risposta alle nostre difficoltà. Certo anche questi interventi sono necessari, ma dovrebbero appartenere alla sfera dei provvedimenti ordinari da finanziare con mezzi ordinari, non possono essere fatti passare per scelta strategica e soprattutto non possono essere realizzati con mezzi straordinari come quelli attinti da un mutuo pluriennale destinato a drenare risorse oggi e per un lungo periodo domani. E del resto a chi ribadisce la priorità dei lampioni, sappiamo, eh, scrive Tarquini, di riunioni di giunta in cui nel passato recente, ma sembra che anche adesso funzioni per alla la stessa maniera, i punti luce venivano distribuiti come un bonus assegnato a ciascun assessore. Noi replichiamo, scrive Tarciso Dalquini, con alcune domande semplici e le rivolgiamo a chi ci legge. Conoscete un giovane che abbia lasciato Nati per vivere in qualche altra città in Italia all'estero e sono sempre di più tutti quelli o quasi che possono farlo, il quale sul punto di andarsene abbia motivato la sua decisione lamentando che i lampioni della sua zona, del suo quartiere non erano sufficienti. Conoscete un genitore al quale il figlio, nel momento di lasciare casa per cercare fortuna altrove, abbia detto protestando che se ne stava andando perché quei 10 o 100 metri di strada dietro casa non erano stati asfaltati a dovere? Avete mai domandato a qualcuno di questi ragazzi e ragazze la ragione autentica della loro fuga? E se lo avete chiesto, non vi hanno forse risposto di non poter rimanere in una città che non parla ai giovani, che non offre loro opportunità, che non spende le sue risorse per convincerli a restare, garantendo un ospitaglio di futuro e dando perciò a ciascuno di loro la possibilità vera di scegliere tra vivere qui o vivere da qualche altra parte? E allora di che cosa stiamo parlando ancora? chiede Tarciso Tarquini. Abbiamo tardato fin troppo prima di pretendere grandi progetti, idee nuove, opere pensate per il futuro. Abbiamo per troppo tempo subito la mediocrità delle proposte e la scarsa qualità delle politiche amministrative, pensando che non si potesse alzare il tiro e alla fine contasse solamente il numero di lampioni in più da disseminare sul territorio. Non è così, noi non vogliamo che sia per sempre così e abbiamo fiducia nei nostri concittadini e nella loro volontà di cancellare la disastrosa logica di chi vorrebbe che nulla mutasse. Sarà una sorpresa per tutti, questa è la conclusione, lo ripeto, di Tarcisio Tarquini che si propone come candidato a sindaco, o meglio, se è a capo di un movimento che lo proporrà come candidato al sindaco. Che sta chiaramente trovando, effettuando una serie di riunioni, una serie di, chiaramente, di scambi di opinione per formulare un vero e proprio programma amministrativo per le, per le prossime elezioni di maggio 2016. Ebbene, ecco la conclusione, la con, concludo il programma con questa, questo articolo.